sorelle Clara e Susanna, poi Maria Sole, Cristiana e Giorgio. Gianni vestito alla marinara. Il padre di Gianni, Edoardo, morirà nel 1935. E cosa ci può dire di suo nonno come uomo di azienda? Non bisogna dimenticare che un uomo che era fondatore della Fiat e proprietario praticamente della Fiat, quindi l'autorità è un'autorità speciale, non è un uomo che indiscussa quasi, se non aveva bisogno né di alzare la voce né di fare il prepotente, è un'autorità assoluta. Come uomo di azienda, come uomo di organizzazione, ha avuto molta fortuna, anche buona scelta, ha avuto dei collaboratori di primissimo ordine. Da un punto di vista manageriale, Fornac è l'uomo più importante del primo periodo. Valletta è entrato in Fiat l'anno che sono nato, nel 21, ci è rimasto fino al 66, grandi tecnici come Giacose, Gabrielli e Rosatelli, tecnici dell'automobile, tecnici dell'aeronautica, tecnici del motore, evidentemente molto merito va anche chi li sceglie. Pubblicità per un modello di automobile di piccola cilindrata, la 509. È quasi un'utilitaria. Ma l'Italia è ancora un paese in gran parte agricolo e a basso reddito. Tuttavia Agnelli crede nella motorizzazione. È un uomo molto sereno, molto tranquillo, più o meno teneva rapporti, la parola dei rapporti è un termine militare che si teneva al reggimento. Li convocava a sé, non so, ogni mattina alle 10, vedeva quello che succedeva, spesso li faceva anche lavorare la domenica mattina con molta irritazione delle famiglie, ma con una certa passione verso l'azienda. Era molto puntuale, non faceva come oggi che si rimane delle volte in ufficio fino a tardi, a mezzogiorno e mezzo chiudeva, credo alle 6:30, 7 di pomeriggio chiudeva. È un uomo che quando entrava in fabbrica smetteva di fumare, perché quando uno è in servizio non fuma, spegneva la pipa e la riaccendeva quando usciva dal lingotto. Ricordo della vita militare. Un certo, ecco. Un certo senso, sì. E lui è molto, teneva molto alla disciplina, teneva molto anche alle lealtà personali. Sì, ma non direi nemmeno che ci tenesse molto, era scontato. Non era un problema che si poneva, la disciplina era automatica, la lealtà aziendale era automatica. La correttezza e l'onestà erano automatiche. E se uno dovesse proprio in una parola dire, se la cosa è possibile, qual è stato il motivo del suo grande successo? Perché c'erano tante aziende che producevano automobili all'inizio del Novecento in Italia. Perché Ma questo... il motivo del suo grande successo è di nuovo una cosa, se lo domandava sempre lui. Cioè non riesco a capire come ha avuto tanto successo essendo un ufficiale di cavalleria. Poi lui ha avuto anche un ruolo nel dopoguerra, aveva come dire, nel primo dopoguerra, aveva come dire una visione internazionale diversa dall'estremismo nazionalista. Allora, questo nel modo più categorico. Mi ricordo, so che nel 18, 19, 20 il suo idolo era Wilson. Wilson era il presidente americano, in fondo pacifista, fondatore della Società delle Nazioni. Tant'è vero che i miei cugini, che sono nati uno o due anni prima di me, accanto al loro nome non tutti portavano Wilson, Giovanni Wilson, Wilson. Ah, perché vedeva in Wilson, perché vedeva in Wilson l'uomo che portava la pace, la libertà. C'è un trattato, un testo praticamente suo con Cabbiati, mi pare del 19, in cui già parla Federazione Europea o Lega delle Nazioni, già sognava questo super governo in un continente come l'Europa, ma più per ragioni pacifiste che non politiche o economiche. E lui quando le ha detto che lei sarebbe stato l'erede della famiglia, che lei avrebbe avuto una grande responsabilità? Non diciamo che non me l'ha mai detto, ma dal giorno che morì mio padre, praticamente ero il primogenito,
con molte sorelle della famiglia, era ovvio che affidava a me la responsabilità della continuità. Si dice che un viaggio che ha fatto in America, mandato lì da suo nonno, per vedere che cos'era il capitalismo americano, quali erano i metodi di lavoro degli americani, dell'industria, è stata una cosa formativamente molto importante. Dunque io ho preso la licenza liceale, non mi ricordo se era nel 38 o nel 39, ma come premio fui mandato negli Stati Uniti per circa un paio di mesi. Ma un viaggio negli Stati Uniti molto attivo. Si andava allora per mare, evidentemente, si arrivava a New York, subito allo Stock Exchange, poi Philadelphia, poi Detroit, poi le fabbriche d'automobili, poi Chicago, poi Nuovo Messico, la California. Si viaggiava in treno, era un modo di conoscere gli Stati Uniti molto diverso da quello che c'è oggi. Vedevi le università, vedevi le industrie, vedevi il modo di vivere nelle grandi e piccole città. Infine, fu un viaggio molto istruttivo e che mi diede la sensazione di cos'era il nuovo mondo. E in questo c'era si sentiva una contraddizione fra quel nuovo mondo così com'era e il mondo italiano che allora era il mondo vicinino. Il mondo che piaceva a mio nonno era quello. Diciamo, la sua passione era Henry Ford padre, la sua passione era Detroit, la sua passione erano quelle officine, quei modelli d'automobili, quel mondo di organizzazione industriale. La produzione di massa. La realtà per lui era quella. La produzione di massa. E questo lui cercherà di applicarlo nella misura del possibile in Italia. Beh, se uno, come lei vedrà, se uno va oggi al Lingotto e pensa che fu fatta nel 1910 e 20 e vede un'azienda di quelle dimensioni, una fabbrica di quelle dimensioni lì per quella capacità di produzione, si rende conto di già quali fossero le visioni allora. La Fiat, fondata nel 1899, è già diventata una grande industria. La pista costruita sul tetto dell'edificio. Le automobili, prima di uscire dalla fabbrica, facevano qualche giro di prova. Col fascismo, i rapporti con Mussolini. Ma i rapporti col fascismo, io evidentemente ero troppo giovane per poter sapere quali erano realmente, però di fatto, all'ultimo, non nel 39, diciamo, di fatto mio nonno e Valletta si recavano a Roma a vedere il Duce una o due volte al mese, riferivano su come erano le condizioni operaie, le condizioni aziendali e cercavano di intuire e di capire quali erano le intenzioni sue, non sempre con successo. Lui non amava talmente Torino, no? Lui in un certo momento si attribuisce questa frase. Mussolini non l'amava affatto. Non l'amava affatto, si attribuisce nel 23 questa frase, una porca città, no? Questo mi pare un aggettivo un po' forte, cioè che non amasse Torino storicamente, non è una città, non è una città che si era servita al regime in modo forte e c'era già allora un serpeggiare del Partito Comunista a Torino. E lui vedeva in questo il fatto che Torino quindi era una città che gli stava più lontana di altre, era una città di cui non si fidava completamente come di altre, che non voglio nominare. C'è quella frase sua che diceva suo nonno, quando vedo gli operai della Fiat sono come decine di migliaia di fichi. Ma questo diceva il Duce. Il Duce, diceva. Il Duce, cioè sì. Quando c'erano queste manifestazioni ufficiali, più o meno si vestivano sempre in camicia nera o qualcosa del genere. Cioè sono neri fuori ma rossi dentro. Se ci monti su questa barilla qua come una freccia va. Il senatore Agnelli, dice un comunicato dell'agenzia Stefani, ha presentato l'8 aprile del 1932 al Duce la nuova vettura Balilla. Per la campagna corre canta questo nostro cuore. Su, 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 se ci monti tu questa
questa barilla qua come una freccia. Su, 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 non pensareci più, noi troveremo la felicità. Lui avrebbe detto, bisogna che Giovanni Agnelli si renda conto che la Fiat non deve essere, come la monarchia o il Vaticano, un potere indipendente in Italia. Questo non l'ho mai sentito, ma rassomiglia all'uomo ad aver detto una cosa del genere. E poi quando lei crescendo si arriva al 38, al 39, la situazione europea diventa sempre più tesa e più pericolosa. Ha dei ricordi su come si comportava suo nonno, cosa ne pensava, cosa ne diceva? Ma